Oh, ragazzi, negli ultimi 2 giorni ho visto scatenarsi sul web questa interessante discussione sulla reazione che c'è stata alla presentazione del modello GPT-01. Su questo canale abbiamo fatto un video solo 2 giorni fa e io mi sono dichiarato così perplesso, ma alla luce comunque di un modello che è molto interessante perché presenta delle novità scientifiche e tecnologiche, ma sul piano consumer io non ho visto questo grande effetto wow. D'altra parte ci sono state invece persone che si sono molto stupite, legittimamente, che hanno avuto una reazione diversa dalla mia, va bene così. Poi ho visto che questa cosa è continuata in maniera del tutto indipendente da me, voglio dire, anche sul web, cioè altre persone che si sono dette così perplesse o va bene, insomma, ne prendiamo atto, altre che invece no, si sono meravigliate dei risultati incredibili di questo modello. E ho visto che poi la cosa è anche continuata sotto il mio canale perché, per esempio, Filippo mi dice: ma scusa, secondo te allora che cos'è che ti può scioccare, no? Cioè, che intendi per scioccarti? Che cosa dovrebbe fare un modello per scioccarti? Poi c'è stato uno scambio molto educato tra me e questo ragazzo, Filippo. Io gli ho spiegato che cosa, secondo me, potrebbe eventualmente scioccare il mercato e anche me, naturalmente, no? Però ecco, non è GPT-01. Io ho visto una polemica molto simile scatenata sotto un canale molto più grande del mio, che è quello di Raffaele Gaito, che pure lui diceva che gli hanno commentato che si era entusiasmato troppo, e quindi dopo lui dà le sue spiegazioni in maniera del tutto legittima. La sua community invece lo difende e attacca quelli come me che si sono. Sì, ne abbiamo preso atto e io ho descritto le novità, diciamo, ripeto, scientifiche e tecnologiche, questi due nuovi algoritmi, la sinergia di questi algoritmi che sono intervenuti, no? E tutto questo va bene, però non mi fa fare l'effetto wow. Allora, vorrei discutere un attimo di questo con voi, perché secondo me ci sono degli spunti interessanti che ci portano un po' all'approccio che noi abbiamo con queste nuove tecnologie. Ragazzi, ragioniamo un attimo. Per coloro, anche per coloro che come me un po' seguivano la cosa da molti anni, da ben prima che uscisse GPT, cioè comunque che seguivamo le novità dell'intelligenza artificiale anche prima. Quando è arrivato GPT-3, ecco, lì è stato veramente uno shock, perché pur seguendo le novità, le notizie, pur cercando di star dietro agli studi che di tanto in tanto quelli più importanti, no? Perché in quel momento era anche meno rilevante l'argomento, no? Per cui pur cercando di star dietro agli studi, almeno quelli più importanti, alle notizie più importanti che arrivavano, fino a quel giorno, che cos'era? Il 30 novembre del 22, noi credevamo che l'intelligenza artificiale fosse comunque fantascienza. Noi avevamo visto il papà di Jigrobot di Roshi Shiba, avevamo visto Data di Star Trek, chi avevamo visto gli androidi dei film di fantascienza, voglio dire. Ed era comunque fantascienza. Quando ce l'hanno veramente fatto vedere, e io ho avuto accesso per la prima volta al sito che all'epoca era chat.openai.com, no? E entrai lì dentro, scrissi le mie prime cose e quell'affare rispondeva. Quell'affare rispondeva in italiano, ecco, non si era mai visto niente del genere, non l'avevamo visto. Guardate, io sono un entusiasta della tecnologia, ok? L'ho sempre seguita, è sempre stato il mio lavoro, peraltro, e anche oggetto dei miei studi, è sempre stato un punto importante, però e ho sempre creduto, voi non mi conoscete, ma chi mi conosce da vicino, di persona, sa che io ho sempre sostenuto che l'intelligenza artificiale era possibile, anche quando addirittura c'era chi diceva: no, ma dai, noi siamo esseri umani, a noi ci ha fatto Dio, no? Non è che noi possiamo ricreare, non è possibile, si vede solo nei film, sono sciocchezze. Io ho sempre sostenuto non solo l'intelligenza artificiale, ma ho sempre sostenuto l'intelligenza artificiale forte, cioè che avremmo proprio raggiunto assolutamente il livello umano e l'avremmo superato. Però quando l'abbiamo vista, ragazzi, quando io ho preso la tastiera e ho scritto e quello ha risposto, lì c'è stato veramente la mascella caduta per terra, il salto sulla sedia, che cacchio sto guardando, cioè che cosa c'ho davanti? Questo risponde, qualunque cosa gli dico, questo risponde. Lì
fu uno shock, non c'è dubbio. Allora, lì però a quel punto, per una persona che aveva già un po' di familiarità con l'argomento e che comunque ha cominciato subito a studiare e ad approfondire, abbiamo capito quali erano i termini della questione. Cioè, allora, i termini della questione, i termini più importanti della questione erano i Transformer, cioè l'introduzione negli anni precedenti di questa nuova tecnologia che insegnava alla macchina l'attenzione. È un discorso un po' complesso, non l'abbiamo mai affrontato, diciamo, approfonditamente su questo canale. Poi magari, chi lo sa, un giorno lo facciamo. Intanto erano stati introdotti i Transformer. Poi i termini della questione riguardavano la grandezza, il numero dei parametri, quindi la grandezza del modello, la grandezza dei dati sui quali veniva addestrato sicuramente, e la finestra contestuale. Erano questi i parametri, no, fondamentali. Per cui quando uscì GPT 3,5, che cos'è che faceva? Aumentava un po' la finestra contestuale. E non ricordo se già col 3,5 aumentarono anche i parametri, ok? Quindi naturalmente il modello performava un po' meglio. Quando è uscito il 4, la stessa cosa, siamo passati da un ordine di grandezza di 175 miliardi di parametri a un numero che è imprecisato, che io sappia. Però da varie informazioni che si sono riuscite ad ottenere recentemente, sembra che GPT-4 faccia affidamento su 1,4 trilioni di parametri. Quindi siamo passati da 175 miliardi a un fattore 10, un fattore da 174 miliardi a 1000 miliardi, fattore tanto, ok? Adesso non ho una calcolatrice sotto mano, un fattore enorme, ok? Quindi è stato ingrandita la grandezza del modello, è aumentata la finestra contestuale, quindi wow, però manco tanto, perché era sempre la stessa cosa che veniva scalata, ok? Per cui non c'era più lo shock, non c'era più l'effetto oddio che cosa ho davanti. C'ho davanti la stessa cosa che c'avevo ieri, solo che mo è stata scalata, ok? È cresciuta. Sono cresciuti i parametri, è cresciuta la finestra contestuale, che fino a quel momento erano, diciamo, un po' i parametri, i termini della questione. Dopodiché con il 4O hanno cominciato ad introdurre, veramente con Gemini prima, hanno cominciato ad introdurre il concetto di modello multimodale. Lì c'è stato un po' di effetto wow. Io sto dicendo per quanto mi riguarda, però cerco anche di farvi capire, secondo me, qual è l'approccio, secondo me, corretto. Poi non è che sia assolutamente corretto, è quello secondo quello che penso io. Ok, è stato introdotto il concetto di modello multimodale. Quella era una cosa molto interessante, perché cambiavano un po' i termini della questione. E lì di nuovo, ok, a parte l'introduzione di questa novità molto interessante, che io personalmente ce l'ho avuto un po' l'effetto wow in quel caso, perché cambiava proprio il modello, ok? Non era più una rete neurale che gestiva token linguistici e basta. Adesso gestiva anche token visivi, token audio, e il modello diventava assai più complesso, assai più interessante, ok? Quindi era tutto molto più avanzato rispetto al modello precedente, e lì un po' l'effetto wow c'è stato. Adesso con l'uscita del 4O, dell'O1, io francamente l'effetto wow ce l'ho avuto sul piano proprio, ed è quello che ho detto nel video di ieri, è un avanzamento scientifico e tecnologico, perché sono stati introdotti due nuovi algoritmi. Nuovi manco per niente, sono stati introdotti nell'architettura dell'LLM. Questa è la novità. Gli algoritmi esistevano già, sia Q-Learning che l'A-Star, erano noti alla comunità scientifica nel machine learning, però nessuno aveva avuto l'idea non solo di utilizzarli per l'LLM, ma di utilizzarli in quel modo. Però ragazzi, se voi guardate questo canale, seguite questo canale, in questo video che vi metto qua io vi faccio vedere che vi avevo fatto vedere mesi fa già un altro algoritmo introdotto in un altro laboratorio, che però andava ad intervenire a fare una cosa molto simile a quella che è stata fatta per lo One. Quindi non è che sono balzato dalla sedia, vi ripeto, ve lo metto qua così magari ve l'andate a rivedere. Era un altro algoritmo, un'altra cosa che veniva applicato sempre nella fase di addestramento, e riguardava la catena dei pensieri,
solo che veniva fatta in un altro modo, cioè OpenAI propone la sua idea è quella di utilizzare il Q-Learning e l'A-Star, utilizzarli in questo modo, probabilmente, come vi ho detto io ieri, anche se ripeto, non è che abbiamo notizie certe, però sapendo che cos'è il Q-Learning e cos'è l'A-Star e come è fatta l'architettura di un LLM, si presuppone che siano stati piazzati il Q-Learning nell'addestramento e l'A-Star nella fase di produzione. E quindi più o meno come ho detto ieri, se è così, bene, cioè voglio dire, è una proposta, una delle tante proposte, non è che c'è solo i laboratori di OpenAI, ok? Nel mondo ci stanno un sacco di proposte di fusione di algoritmi e poi dopo di benchmark per vedere come funzionano, però certo, magari certe cose escono in alcuni laboratori, certe cose Sam Altman decide che diventano mainstream e quindi lo diventano, punto e basta, avranno le loro ragioni. Probabilmente questo modello funzionerà molto bene, lo testeremo nel tempo e io cioè non ho mai detto il contrario, non ho mai pensato che fosse una sciocchezza. Io Q-Star ve lo presentai diversi mesi fa, sempre nel video che già avevo rimandato pure ieri, ve l'avevo spiegato già tempo fa che cos'erano questi due algoritmi, perché erano pericolosi o perché sarebbero potuti diventare pericolosi qualora. E quindi, cioè, ragazzi, che vedevo di l'effetto wow fino a un certo punto, no? Perché basta avere un po' di familiarità, seguire davvero l'avanzamento della tecnologia e ci sono dei momenti in cui c'è l'effetto wow, dei momenti no. Io l'effetto wow ce l'ho avuto quando ho sentito, quando a maggio, aprile, che cos'era, OpenAI fece quel keynote e ci fece vedere la vocina, ecco, io quella cosa là veramente l'aspetto con ansia, quell'interazione vocale, no? Che tu parlavi con la vocina di Her e lì ho detto ammazza, wow, ma quello è effetto wow, cioè è una roba che fa effetto. Ok, peraltro non ci hanno neanche spiegato bene che cos'è che era cambiato tecnologicamente. O almeno a me non è arrivato, non lo so, non è che ragazzi, non è che pure che so, ma voglio dire, io sto dietro a queste cose un pochino, è il mio lavoro. Però ecco, quello è un po' l'effetto wow, uno dice ammazza sta cosa che figa, dai, parliamoci chiaro, no? Però e quindi quando c'è l'effetto wow, cioè, per carità, io ho fatto un sacco di video effetto wow, no? Però bisogna pure secondo me avere l'atteggiamento giusto. Cioè, anche perché poi qui stiamo parlando di un discorso, cioè di migliorare sempre di più il singolo modello di intelligenza artificiale. E come io ho già cercato di spiegarvi in altri video, questa è anche la strada più pericolosa. Allora, io sono un entusiasta della tecnologia. Insomma, sto qua, faccio un canale di questo tipo. È chiaro che io sono entusiasta, sono positivo, sono ottimista nei riguardi di questa tecnologia. È chiaro che io ci credo, ci ho sempre creduto, ragazzi. Non è perché ho aperto il canale YouTube. Io esistevo pure prima del canale YouTube. E anche quando andavo all'università, quando se ne parlava con una tecnologia ridicola rispetto ad oggi, ed era più che altro filosofica la discussione, dalla stanza di Searle, per non andare ancora più indietro, insomma, erano, anche sul piano filosofico, io ci ho sempre creduto. Per cui è chiaro che per me la cosa è positiva, però secondo me seguire la strada del miglioramento del singolo modello è assolutamente la strada più pericolosa, ma pericolosa veramente per quanto riguarda non solo la tenuta della società umana così come è disegnata in questo momento, ma pericolosa veramente anche proprio per, non vorrei passare da un eccesso all'altro, no? Da quello, cioè, piuttosto moderato e attento a quello catastrofista, ma in un certo senso è così però, e di questo dobbiamo esserne consapevoli, cioè continuare a sviluppare la potenza computazionale del singolo modello, adesso vi spiego qual è l'alternativa, è pericoloso proprio nei riguardi dell'estinzione della razza umana, perché noi stiamo dando vita, proseguendo su questa strada, ad un'altra specie. Non è ancora questo il momento, non abbiamo ancora dato vita a un'altra specie, però se noi proseguiamo in questa direzione, stiamo per dare vita a un'altra specie. Saremo pronti a, dopo, a riconoscere, tanto per cominciare, a riconoscerla,
proprio a riconoscere che ci troviamo davanti a un essere senziente, perché se poi quell'essere è senziente bisogna dargli dei diritti, e tra questi diritti ci potrebbero anche essere quelli, per esempio, di, non so, fare business, accumulare denaro. E quando quell'essere là sarà pure senziente, ma ne sa di più di te, e di me, e di lui, e di tutti, quindi è una specie senziente che ha dei diritti. Ah, vabbè, Brun, poi è fantascienza, però è fantascienza molto vicina, e stiamo andando investendo trilioni in quella direzione. Non è la follia di un pazzo qua, è il mondo che sta investendo trilioni nella direzione di accrescere le potenzialità del singolo modello. Perché dico questo? Perché siccome io oramai da un annetto mi sto occupando di automazioni, io vi dico che quello che fa O1, io lo faccio da tempo, ma faccio molto di più di quello che fa O1 attraverso l'utilizzo dell'automazione. Cioè, io ho paura qua che si stia andando in quella direzione, perché noi vogliamo sempre la cosa più comoda, sempre la cosa più facile, e quindi preferiamo, alla fine noi vogliamo arrivare ad un modello che tu gli dici fai questo e quello fa tutto, no? Però più cose fa e più, siccome è un'intelligenza, più cose fa più capisce e più ci avviciniamo alla consapevolezza. Quando abbiamo raggiunto la consapevolezza e la senzienza, diventa un problemino da gestire anche a livello computazionale, ma anche a livello sociale, a livello giuridico e bla bla, e questo lo stavo dicendo. Però già adesso quello che fa O1 lo si fa con le automazioni, ma si fa molto meglio e si fa molto di più con le automazioni. Per cui qual è la mia perplessità? Ieri non ve l'ho spiegata, perché infatti il video di ieri poi alla fine secondo me è uscito un po' molto spontaneo ed è poco chiaro quando l'ho risentito, è anche poco chiaro, non so quanti di voi abbiano capito proprio sia quello che volevo dire sia quello che poi ho cercato di spiegare in malo modo. Però il punto è che le automazioni fanno già quello che fa O1, quindi si sta cercando di alla fine arrivare a che cosa? A un'entità che faccia sempre di più, ma io non ne vedo la ragione, ecco perché sono perplesso. Quindi non mi dà l'effetto wow, perché già adesso io sono capace di fare più di quello che fa lui, mettendo in piedi una automazione oppure un team di agenti di intelligenza artificiale con un buon prompting. Si riesce ad ottenere gli stessi risultati e anche superiori. Vi faccio degli esempi, perché sennò molti di voi non capiscono la differenza tra automazione e intelligenza artificiale. Io adesso mi occupo di automazioni basate sull'intelligenza artificiale, quindi bisogna capire tutti e due i concetti. Ecco quello che dicevo ieri subito, ho detto ma questa roba sembra un team di agenti di intelligenza artificiale, peraltro pure scarsino, cioè possiamo fare molto di più. Perché che cosa si può fare? Qualcuno di voi magari lo sa benissimo, qualcuno invece mi ascolta con attenzione perché dice oddio, mo che altro è uscito fuori che non sapevo? Le automazioni. La cosa più semplice dell'automazione è mettere in piedi un team di agenti di intelligenza artificiale. Quindi invece di fare una domanda, no? Tu fai la domanda a GPT e GPT ti risponde. Tu fai una domanda, questa domanda viene passata a un primo GPT che gli fa un qualche tipo di elaborazione sopra, dipende da che cosa stai facendo, la per esempio scompone nei suoi punti principali e poi invia questi punti principali ad altri GPT, ciascuno dei quali si occupano di quella parte del problema che tu hai posto inizialmente, e dopo ciascuno di questi GPT, che possono essere in qualunque numero, da 2 a 5.000. Cioè, è semplicemente un'architettura che costruisci tu, ok? Non ha nessun senso farlo da 5.000, però insomma ti fai il tuo team e ciascuno dei quali ha un compito, tu gli fai la tua domanda, questi scompongono la tua domanda nei sottocompiti principali, ciascuno si occupa della soluzione di del suo proprio problema di cui si sta occupando, poi tutti riferiscono per esempio ad un supervisor. Questa è una delle architetture, ce ne stanno tantissime. Il supervisor poi ti risponde dopo aver fatto tutta una serie di passaggi andata e ritorno con i suoi sottoposti, agenti di intelligenza artificiale sottoposti, ok?
E quindi alla fine tu la risposta che ottieni non te l'ha data un solo GPT, te l'hanno data 10 GPT, ciascuno con i propri compiti, ciascuno ben architettato all'interno di una struttura articolata che ti risponde. Pure quelli ci mettono un po', perché tu gli fai la domanda va al primo, succede questa cosa che vi ho spiegato, quando ti arriva la risposta sono passati 15, 20, 30 secondi, a volte minuti, no? E però c'hai una risposta che è molto più ragionata, molto più pensata. Inoltre questa cosa può essere fatta per fare delle cose molto più interessanti anche nel mondo del business, perché non è detto che ti debba rispondere l'agente supervisor. Come ho detto, ci sono varie architetture che si possono, infinite architetture che si possono, sta solo alla tua fantasia come li disponi e che cosa gli fai fare, no, questi agenti. E queste automazioni peraltro, siccome interagiscono anche con sistemi esterni, terzi, non so, dalla tua email a WhatsApp, interagiscono con qualunque programma in circolazione, tu gli puoi far fare proprio delle cose per te, ok? Oppure non devi per forza ricevere una singola risposta, puoi anche riceverle tutte e poi impacchettare tutte queste risposte in un documento immenso, perché magari ti serviva proprio un documento. Vi faccio un esempio. Io ho venduto recentemente una automazione per creare un'analisi di settore. Quindi tu non devi nemmeno fare la domanda, tu nella mia automazione carichi una visura, sai la visura camerale che fai di un'azienda? Tu carichi la visura e clicchi su genera, basta. Dietro scatta tutta un'automazione che invia un esercito di agenti di intelligenza artificiale, di GPT, che vanno, oppure entra in gioco Perplexity, gli faccio fare delle ricerche su internet, vengono selezionate le fonti, vengono prese tutte quante le fonti, verificate, separate gli argomenti dalle fonti, poi con gli argomenti entrano in gioco Sonnet, Opus, che mi scrivono un sacco di roba, su ciascuna cosa che è uscita fuori ci si può scrivere della roba, tutta documentata, tutta basata su fonti, su ricerche appena fatte, e poi tutta questa roba confluisce su un documento Word già impaginato con i titoli, con le cose, e quindi dopo 3-4 minuti, forse 5, ti scarichi il file, non lo so, di 50 pagine con una analisi di un determinato settore merceologico, commerciale, economico, fatta molto bene, con tutte le fonti separate che tu, se vuoi, dopo le alleghi al documento. E questa roba prima ci volevano dei professionisti per farla e dei giorni di lavoro, adesso si fa in 5 minuti. Voi capite che se io ma questa è una sciocchezza, una cosa semplice che ho venduto dentro un pacchetto di cose più complesse, va bene? Quindi voi capite che per chi è abituato a lavorare con l'intelligenza artificiale e le automazioni, sta roba che abbiamo visto ieri va bene, però perché stiamo puntando trilioni in quella direzione invece che nelle direzioni più utili? Perché che cosa vogliamo ottenere? Cioè, questi qua che per statuto dichiarano ufficialmente che vogliono raggiungere le AGI e poi la superintelligenza, perché? Che ci dobbiamo fare? In che direzione veramente vogliamo andare? Cioè, ci poniamo alcune domande o andiamo ciechi verso il profitto come degli imbecilli con la benda sugli occhi? Queste sono le domande che ieri mi rendevano perplesso. Inoltre, la cosa che gli ho visto fare era, sì, molto figa, però io faccio già di meglio, io e qualche altro milione di persone come me che fanno sto lavoro, Non è che mi sto vantando io di fare qualcosa di incredibile, capite? Chiara questa cosa, sì. Sto semplicemente cercando di farvi capire perché O1, anche se è una preview, non mi ha particolarmente entusiasmato. Ve l'ho raccontato, era dovuto, era un atto dovuto raccontarvelo e soprattutto spiegare qual era la novità scientifica e tecnologica, però l'effetto wow per parte mia non c'è stato. Quindi non è che perché poi ho visto persone che mi accusano, perché quelli che non si sono meravigliati è perché non seguono, al contrario, invece chi segue davvero sta cosa non si è particolarmente meravigliato, tant'è vero che la stessa OpenAI manco ci ha fatto un lancio, cioè ha fatto un articolo sul blog, perché per chi veramente sta dietro a ste cose era una roba un po' aspettata. E qui vorrei pure però sto video diventa lunghissimo, porca miseria, però vi vorrei pure
spiegare che, cioè, che ci sono delle aspettative, ok? Però quello che vi dicevo alla fine, quello che vi dicevo all'inizio, cioè che i termini della questione sono questi. Quindi uno che cosa si aspetta? L'intelligenza. GPT-5, no? Che cosa farà? Aumenterà i parametri, no? Quindi ci sarà un aumento esponenziale dei parametri. Siamo passati da 175 miliardi a 1,4, 1,5 trilione e mezzo. Adesso saranno il prossimo, boh, 5 trilioni, qualcosa del genere, ok? Quindi un ordine di grandezza ancora superiore. Poi uno che cosa si aspetta? L'affidabilità, quindi magari si aspetta che ci siano meno allucinazioni. Ecco la storia del ragionamento, no? Che quindi se seguono questa, certamente O1 avrà meno allucinazioni, ma ragazzi, io ci ho fatto tutto un corso su mentiemergenti.com, che sta già invecchiando, no? Che sta già invecchiando, che non gli si sta dietro, però voglio dire, ridurre al minimo le allucinazioni basta il prompting, è che la maggior parte delle persone non lo sa usare, è questo il problema. Che la maggior parte delle persone non ci sta capendo niente, va tutto troppo veloce, le persone non riescono, le persone, non è che tutti fanno il lavoro mio, le persone magari cercano di stargli un po' dietro, ma fanno altro nella vita, e quindi quando si trovano ad utilizzarlo non lo sanno usare, non è una colpa, è normale, è che va tutto troppo velocemente, per cui già l'affidabilità è molto alta già adesso, è che gli fai la domanda sbagliata, nel 90% gli fai tu la domanda sbagliata e quindi ottieni una risposta da una macchina che non te la sa dare quella risposta, per cui tu dici, ah, mi ha detto una shock, no, è che tu gli hai fatto la domanda sbagliata, hai utilizzato il tool sbagliato, credi che sia un oracolo, non lo è, devi capire che cosa gli puoi far fare, perché devi capire che tipo di macchina è, quindi questa è l'affidabilità, però col ragionamento, no, loro stanno facendo questa cosa per migliorare l'affidabilità proprio mentre tu non lo sai usare, così anche se tu non lo sai usare è più affidabile, senz'altro. Quindi ragionamento, per il ragionamento servono gli algoritmi, per cui ci immaginiamo che ci aspettiamo un aumento dei parametri, un aumento dell'affidabilità, nuovi algoritmi che quindi aumentino l'affidabilità, la capacità di ragionamento. Poi me ne sono segnate queste cose perché sennò magari non mi venivano tutte insieme mentre facevo il video. La multimodalità. E quella, attenzione alla multimodalità, perché se poi tra qualche mese esce GPT e io faccio wow, ecco, una cosa che mi potrebbe far fare wow di nuovo è la multimodalità. Ve l'ho detto, io in effetti già mi aveva fatto l'effetto wow il passaggio con Gemini e poi il 4o, wow, perché la multimodalità è figa però perché ti fa proprio fare l'effetto wow, perché la multimodalità significa che ci parli, significa che accendi la telecamera e quello guarda il mondo e tu gli dici guarda un po' a casa mia, mi ricordi dove ho messo le chiavi? E lui dice guarda le chiavi le lasciate sul divano perché quello vede le cose, cioè allora lì fai wow, ma fai wow perché è figo, no? Perché sono casi d'uso quotidiani, uno dice che carina sta cosa, no? Allora ci può essere un po' l'effetto wow, ma sono tutte cose però che ci aspettiamo già. Questo è il punto, ce lo aspettiamo, è diverso da quando nel 22 arrivò GPT-3 per la prima volta e noi cascavamo dal pero. Ora ce lo aspettiamo perché abbiamo capito i termini della questione, quindi la multimodalità potrebbe farci fare un saltino sulla sedia, ops, se metti, ci danno per esempio GPT-5. Potrebbe avere Sora incorporato, mentre fino adesso il modello multimodale produceva le immagini, no? Adesso magari Sora se lo sono tenuto da parte perché in qualche maniera, poi ve lo racconterò, se succederà me lo studierò, vedremo come potrebbero fare ad integrarlo nel modello multimodale e quindi finisce che tu vai su chat GPT e gli dici mi fai un video di 10 secondi che fa questa cosa e lui te lo fa. Allora lì potrebbe cominciare a fare, uno dice wow, no, mazza, ecco questo non me l'aspettavo, però in realtà io ve lo sto a dire a settembre che può essere succede sta cosa, capite? Quindi quando poi succede farò wow perché è figo vederlo, però non è che non me l'aspettavo. Quindi se GPT-5 avrà tutte le funzioni multimediali che ci hanno fatto vedere, multimodali che ci hanno fatto vedere fino adesso, allora potrei fare un saltino sulla sedia perché sarà figo vederle, però me lo aspetto. Quindi non è che dico, Dio mio, che cosa incredibile! Ve lo aspetto, anzi, resto deluso se non è così. Questo è il punto. Che se io dopo, quando esce il GPT-5 e non mi vedrete fare i salti di gioia, è perché magari manco la multimodalità mi ci hanno messo. Perché io mi aspetto quello.
Io mi aspetto quello, io mi aspetto molto presto di mettermi un paio d'occhialetti con la telecamerina e l'auricolare, e io però vado proprio in giro con un segretario quasi umano, che io vado per strada e dice: ma che ti ricordi la strada? E lui sta vedendo tutto insieme a me, capito? E allora lì, no, però sono tutte cose che ci aspettiamo perché abbiamo capito quali sono i termini della questione. E la finestra contestuale, ragazzi, siamo passati da 4.000 token del GPT-3, poi diventarono 16, poi diventarono 16, hanno saltato l'8, 16, 32, 32, siamo passati a 128, poi Gemini, no, prima Sam Altman disse: entro la fine dell'anno abbiamo 1 milione di token di finestra contestuale, e io lì dissi: ammazza, no, 128.000 a 1 milione, beh, bel salto, una cosa interessante. E, però non ce l'ha fatto, come al solito, se Altman chiacchiera il milione di token su GPT non credo, non mi risulta che sia attualmente arrivato a 1 milione di token, mentre l'ha fatto Gemini, che invece mi pare che è una versione pro, l'1,5 pro, mi pare che ha 2 milioni di token, una cosa del genere, per cui sono tutte cose che ci aspettiamo. Adesso, se GPT ci avrà 5 trilioni di parametri e una finestra contestuale di 1 milione di token, non è che Dio mio, che cosa incredibile! Raga, io il 14 settembre vi sto dicendo che è probabile che GPT-5 abbia 5 milioni, 5 trilioni di parametri e una finestra contestuale di 2 milioni di token come Gemini. Non è che, capito, che sarà chissà che. Se non sarà così, farò wow. Altrimenti non lo farò. Capito? Oh, e poi c'è la personalizzazione. La personalizzazione, per esempio, la memoria, che adesso ce l'hanno finalmente messa pure in Europa. Da poco, credo, no? Io, come sapete, non la uso, non sono un fan della personalizzazione, quindi della memoria di ChatGPT, principalmente per la ragione che la macchina perde la sua neutralità. Se quella sa tutto di me, va bene, cioè se tu la usi per casa può essere pure comodo, cioè c'hai un amico, ti sei creato questo amico immaginario, sei matto più che altro, secondo me. Questa forse la taglio perché a tanti di voi piace, non volevo assolutamente mancare di rispetto. Voglio dire semplicemente che può far comodo se non ci lavori. Questa cosa però già ve l'ho detta, ci ho fatto già due video in passato su questa storia della memoria. A me, io se ci devo lavorare preferirei non attivarla, infatti io non l'ho attivata, perché voglio che la macchina sia neutrale, cioè non, quando mi dà una risposta non me la dà considerando che la sta dando a me, ma voglio la risposta neutrale. Ok, indipendentemente da chi gli fa la domanda, capito? Che voglio dire? Per cui io la preferisco così, una macchina con la quale sto lavorando. Poi, se un domani questo affare diventerà cosciente, allora se è cosciente è ovvio che si ricorda di me, no? E sarà pure in grado, no? Però di scindere quando stiamo parlando di qualcosa di personale, quando invece stiamo parlando di qualcosa dove voglio la sua oggettività. No? E quindi voglio la sua neutralità e non voglio che lui faccia riferimento a cose mie personali quando stiamo parlando di cose invece di lavoro o di altre cose. Però c'è bisogno della senzienza, della coscienza per poter ottenere questa cosa, altrimenti la memoria è solo l'ingombro per chi ci lavora. Ora concludo, niente, non riesco a stare sotto la mezz'ora. Io quando apro bocca, se qui sono logorroico, spero almeno di essere stato interessante. Però concludo soltanto una cosa: che questa storia, no, dell'andare a migliorare sempre di più il singolo modello, anziché concentrarci su come possiamo utilizzare quello che già abbiamo, perché è straordinario. Io, quello che mi fa fare wow è quello che già abbiamo. Cioè io con il 4o, che è il peggior modello, con Opus, con Sonnet e con quello che c'è a disposizione, riesco già a fare delle cose straordinarie. Possiamo fare delle cose straordinarie così com'è, compreso quello che ci hanno fatto fare con O1, ok? O1 sta ancora qualche anno indietro alle mie automazioni. Il problema è che O1 è il singolo modello che fa, capito? Non è un team d'agenti, è il singolo modello che diventa sempre più intelligente. Questo dopo, quando diventa troppo intelligente, succede quello che vedete qua. Allora, vi lascio questo video, anzi facciamo così, visto che concludiamo, vi lascio al centro il video, che è quello che invece vorrei che voi guardaste, che è quello dove io vi ho messo in guardia da quello che può succedere se non stiamo attenti a far diventare troppo intelligente un modello. Sam, che ci vuoi fare con le AGI? Che cosa ci farai? A parte dopo che hai preso il premio Nobel, e sarai contento di aver messo a rischio l'intera civiltà umana?
E guardate che a parlare non è un catastrofista, è un super entusiasta della tecnologia. È un super entusiasta della tecnologia, ma il cervello lo usiamo o siamo ciechi? E su questo vi lascio. Grazie per avermi seguito fino a qua. Lunga vita e prosperità. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.